cosa per poter arrivare con la ricerca fatta. Quindi passiamo alla mozione 8, mozione dei gruppi consiliari Castelnuovo Libera, Movimento 5 Stelle, Blog delle Stelle.it su richiesta di attivazione abbonamento ai principali quotidiani nazionali di edizione di edizione di Reggio Emilia. Do la parola a Lucia Manfredi che risponde. Ah no, scusa, prima a chi presenta la mozione. Prego, Raniero o Luca, che non so chi la presenta. Ma grazie, ma poi penso che anche Luca vorrà intervenire. Ma adesso, dopo la mozione precedente, questa è tutta in discesa, nel senso che questa è una mozione tecnica che per favorire il nostro lavoro non è niente di particolare e spero che in qualche misura la maggioranza voglia essere d'accordo. Poi è una mozione che prevede delle spese, ma le spese ho potuto verificare che non sono ingentissime. Comunque la leggo così intanto capiamo cosa dice. La mozione recita questo: rassegna stampa completa. Oltre agli articoli che nominano Castelnuovo Monti, scelti tramite il servizio Pressline, che penso tutti utilizzano, no? Si chiede all'amministrazione di rendere disponibili ai consiglieri comunali i quotidiani della provincia, che al momento sono Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino, oltre ai principali quotidiani nazionali, provvedendo ai necessari abbonamenti per il formato elettronico. Premesso che l'informazione è alla base delle decisioni politico-amministrative, che sono parte essenziale dell'attività dei consiglieri comunali, considerato che le precedenti amministrazioni rendevano disponibile la consultazione dei quotidiani cartacei sopra un tavolo al secondo piano del Palazzo Municipale, ben comprendendo l'utilità di una corretta e completa informazione dei consiglieri e dei componenti della Giunta. Per l'attuale situazione di confinamento nelle proprie case è indispensabile avere accesso ai quotidiani principali, locali, nazionali, senza dover uscire e senza singoli abbonamenti onerosi. Si chiede pertanto al Consiglio Comunale di voler attivare quanto prima un servizio in abbonamento, disponibile a tutti i consiglieri comunali ed eventualmente ai dipendenti, dirigenti, responsabili di settore, ai principali quotidiani nazionali, indicativamente il Corriere della Sera, Repubblica, Il Fatto Quotidiano, Libero Quotidiano, La Verità, Il Giornale, Il Sole 24 Ore. Oltre ai già citati Gazzetta di Reggio e Resto del Carlino, edizione di Reggio Emilia. Fiduciosi nell'accoglimento di questa mozione, ne chiediamo la discussione e votazione in aula. Ecco, questa mozione è stata firmata dal sottoscritto Alessandro Raniero Davoli, da Paolo Pigoni e da Luca Maioli, consigliere comunale e capogruppo Movimento 5 Stelle. Questa, ripeto, è una mozione prettamente tecnica. Adesso non so se il segretario ha avuto modo di fare un rapido calcolo del costo, ma insomma, penso che sia abbastanza contenuto. In alternativa, io sempre però facendolo tramite l'amministrazione, posso mettere a disposizione qualche centinaio di euro dell'emolumento, diciamo così, del fondo che abbiamo per le attività politiche, fondo che non abbiamo utilizzato sinora, e magari insomma ogni gruppo potrebbe fare lo stesso. Vedo che quasi nessuno, almeno non mi sembra che nessuno finora abbia utilizzato questa possibilità, e quindi il segretario mi confermerà che è a disposizione. Penso che nel caso del mio gruppo siano circa 800 o 900 euro annui e così via per gli altri gruppi. La maggioranza addirittura dovrebbe averne molti di più. Insomma, penso che in tutto, io ho visto per esempio l'abbonamento a un quotidiano nazionale sono 40 euro l'anno, poi la password verrà condivisa e tutti quanti. Quindi io immagino, adesso facendo un rapido conto, che con 300-400 euro ce la caviamo. Insomma. Io penso che sia importante avere questa informazione corretta, puntuale, non solo su quello che accade nel quartiere di Castellone Monti, ma quello che accade un po' più grande nella regione e nella nazione in cui abitiamo. Grazie. Lucia? Luca, volevi aggiungere qualcosa? No, beh, direi che è stato abbastanza chiaro Alessandro. Credo che sia importante avere tutte le informazioni, avere la possibilità di vedere tutto quello che succede attorno a noi, anche per avere anche importanti spunti. Tante volte addirittura io che già, quando ho tempo, mi vado a vedere un po' di quotidiani, vedo che comunque a volte fanno anche delle cose interessanti a livello progettuale che potrebbero anche servire nel nostro territorio, per fare un esempio. Quindi io sono molto d'accordo su quest'idea.
Bene, do la parola a Lucia. Sì, noi condividiamo l'idea che sia importante per i consiglieri informarsi e secondo noi c'è una bella notizia che rende anche superflua questa mozione o spese di soldi. In realtà la nostra biblioteca fornisce questo servizio, nel senso che per tutti i tesserati alla biblioteca, quindi non solo consiglieri, qualsiasi cittadino tesserandosi alla biblioteca ha la possibilità di iscriversi a un portale online gratuitamente che si chiama Emilib, Emilia Digital Library. È un portale al quale si accede, cioè per iscriversi basta andare fisicamente, mandare una mail o telefonare alla biblioteca dopo essersi tesserati e si ricevono le credenziali per accedere. Su questo sito, fruibile dal computer, dal cellulare o dal tablet, nel caso cellulare tablet c'è un'app da scaricare, ma vi arriva anche un manuale su come si fa, è possibile consultare e scaricare audiolibri, quindi i libri, gli audiolibri li potete scaricare e consultare quando volete. I giornali si possono solo consultare, non si possono scaricare, ma ce ne sono più di 6.000 e sono sia quotidiani che riviste a livello locale, nazionale e internazionale. E è consultabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quindi secondo noi questo assolve un po' la funzione che una volta avevano quei quotidiani che erano resi disponibili fisicamente. Anzi, questo è un servizio in più molto più grande e che ci fa piacere che ci abbiate dato la possibilità di ricordarlo, perché forse non tutti ne sono a conoscenza. E quindi sì, cioè la nostra risposta sarebbe che secondo noi non serve implementare con degli altri abbonamenti quando abbiamo già questo servizio gratuito disponibile per tutti i cittadini. Alessandro? Sì, volevo solo intervenire dicendo, mi fa molto piacere, si tratta poi di vedere in pratica se ha una funzionalità adeguata, nel senso se si può appunto scaricare gli articoli, scaricare nel senso di poterli vedere in modo rapido. Ma soprattutto a questo punto, scusate, ma per evitare che ogni singolo consigliere faccia la trafila di andare, di chiedere, di se fosse coordinato, non voglio dare altro lavoro al segretario comunale o comunque a un impiegato che ci sarà, immagino anche il servizio stampa potrebbe occuparsene, ecco, di preparare il tutto per i vari consiglieri, poi se ci mandano a casa con un link o con un'informativa l'accesso per ogni singolo consigliere, già pronto, diciamo, no? Con le credenziali, senza doversi recare in biblioteca, fare tutta questa trafila, eccetera, io penso che sarebbe opportuno. Non spendiamo soldi, va benissimo, ancora meglio, però se ci può in qualche misura agevolare, visto che la nostra attività è a favore dell'ente, sarebbe bene che lo facesse un ufficio comunale, ecco, o il segretario, insomma, vedete voi, o chi si occupa di informatica, ecco. Perché non tutti, mi scusi Manfredi, non tutti sono... Io ho fatto anche il programmatore per Credito Emiliano tantissimi anni fa, quindi magari mi muovo discretamente, ma insomma non tutti riescono ad accedere così facilmente. Insomma. Tutto qua. Ma va bene, no, quello che lei ha detto, però che ci venga fatto da un ufficio comunale, ci venga preparato, ce lo manda alla segreteria, ognuno ci avrà il suo passo, il suo accesso, già iscritti al servizio. Ecco. Tutto qua. Cioè, la modalità per accedere a questo servizio è intanto essere tesserati alla biblioteca e per fare questo va fatta un'iscrizione con i dati personali, eccetera, eccetera, ma poi magari avete già tutti la tessera, quindi questo non è neanche un problema. Fatto questo, non c'è neanche bisogno di recarsi fisicamente, si può mandare, fare una telefonata o mandare una mail e questo account viene creato. Dopo non c'è una macchinosità per la quale qualcuno può avere degli impedimenti a vedere, cioè chiaro che è diverso dal postino che ti porta il giornale a casa, però gli addetti alla biblioteca sono in grado di dare una mano anche nell'iscrizione in caso sia un problema. Mi perdoni una domanda banale, quanti sono i consiglieri di questo servizio? Ancora nessuno, no? Quindi... Io ad esempio lo uso quotidianamente, soprattutto l'ho iniziato ad utilizzare nel periodo del lockdown, poi come mestiere faccio l'insegnante di scuola secondaria di primo grado e quindi avere la possibilità di poter anche leggere gli articoli con i ragazzi in classe oppure utilizzare gli audiolibri
e poter dare anche alle famiglie dei ragazzi con disabilità la possibilità di utilizzare gli audiolibri. È un servizio che viene utilizzato da moltissime famiglie e da moltissimi cittadini, io lo uso quotidianamente, è veramente molto semplice. E comunque i dipendenti della biblioteca sono dipendenti comunali addetti anche a fare questo, quindi basta solamente fare una chiamata e mandare un'email, si attiva veramente in 10 minuti. Sì, va benissimo. Intanto grazie dell'informazione, però ripeto, la segreteria sa tutte le nostre mail. La segreteria chiama la biblioteca e dice, allora queste sono le mail, cara biblioteca, cara impiegato, manda le credenziali così. Come? Non sento. Tramite la segreteria? Sì? Ci proviamo. Sì. Ah, va bene, sì, va bene. Dai, è solo questo, proviamo. No? Perché... Proviamo a fare così, vediamo se c'è qualche problema. Ma intanto attiviamoci attraverso la segreteria che lo prepara per tutti, si procede, perché è più semplice. Avrei difficoltà anch'io a iscrivermi a fare un account e fare cose, quindi per cui abbiamo delle età diverse noi. Ma io ringrazio perché l'ho saputo adesso, cioè l'informazione è stata utilissima, quella che ha dato la... Quindi l'impegno è di provare a favorire questa cosa in modo che ci possiamo iscrivere e accedere al servizio con servizi importanti che tra l'altro è a disposizione, per cui ben venga la mozione ma anche la soluzione che abbiamo trovato, per cui se siamo d'accordo siamo così. Va bene. Diciamo che la mozione è servita per sollecitare e la posso anche ritirare a questo punto, cioè non è necessario votarla, ecco. Va bene? Okay, va bene. Posso aggiungere una cosa? Scusate, mi sentite? Prego, prego. No, volevo solo dire brevemente che questo servizio si è implementato molto durante il lockdown, infatti, perché chiaramente con le persone che non potevano accedere alla biblioteca che era chiusa, quindi anche persone della vostra età, state tranquilli. Buona lettura. Grazie. Io volevo solo ricordare che è gratuito per i cittadini, ma noi come comune investiamo su questa cosa perché abbiamo anche aumentato la quota per stare dentro la sistema delle biblioteche in rete della provincia, l'abbiamo anche approvato in consiglio comunale questo aumento, e uno dei fattori che noi abbiamo valutato è stato proprio il dover aumentare le possibilità di questa connessione e di questo servizio, perché attualmente le statistiche ci dicono che è quello in assoluto che ha avuto il maggiore incremento di utilizzo. E quindi secondo me, se noi come consiglieri comunali lo utilizziamo, siamo anche testimoni di quello che è un servizio di biblioteca che credo che sia molto molto innovativo e vicino alle persone, ecco. Bene, quindi no, non lo votiamo a questo punto, se siete d'accordo. Sì, cioè, ok, perfetto. Poi se c'è qualche intoppo vi informeremo, vi faremo informare dalla segreteria. L'ordine del giorno del punto